grandissimo intercessore. Donna impregnata di fede, Maria Lorenza ha vissuto il suo cammino umano e spirituale in una continua apertura verso i progetti di Dio a favore della umanità piagata del suo tempo, senza mai distruggere il suo cuore dalla continua contemplazione dei misteri di Dio. La Beata nacque a Lerida in Spagna intorno al 1463. Andò sposa a Juan Long, giusperito valenziano, a cui diede tre figli. Verso il 1480 rimase vittima di un incidente. Venne avvelenata da una sua serva durante una festa di Pasqua e divenne paralitica alle mani e ai piedi. Nel 1506, dopo un discernimento, accompagnata dalla preghiera, su consiglio di un eremita, accompagnò a Napoli il marito, reggente di cancelleria del re Ferdinando il Cattolico, che morì prematuramente nel 1500. Secondo il suo desiderio, la Beata venne portata pellegrina al santuario di Loreto, dove venne miracolosamente guarita durante una celebrazione eucaristica. Al ritorno, Maria Lorenza decise di dedicarsi ai poveri e agli ammalati presso il ridotto di San Nicola a Napoli. Nel 1519, su invito di Ettore Vernazza, notaio genovese e fondatore della Compagnia del Divino Amore, maturò l'idea di dare vita all'ospedale degli incurabili a Napoli, che fu costruito nel sito attuale nel 1522. Intorno all'ospedale coinvolse medici e associazioni laicali per alleviare la sofferenza dei malati affetti da sifilide, morbo che si contraeva soprattutto con la prostituzione, e si impegnò anche nell'ambito della prevenzione, accogliendo come fantesche le donne che decidevano di cambiare vita. Alcune donne decisero di abbracciare la vita religiosa. Per esse, la Beata, con Maria de Aierbe, moglie del duca di Termoli, fondò il monastero delle Pentite accanto all'ospedale. Dopo 13 anni di assistenza ai malati, Maria Lorenza, insieme ad altre amiche, sotto la direzione di San Gaetano da Thiene, pur desiderando recarsi in pellegrinaggio in Terra Santa, accondiscese alla richiesta del Signore di fondare un monastero di consacrate a Napoli. Nacque così, pur in mezzo a difficoltà, la sororità delle monache cappuccine sotto la regola di Santa Chiara d'Assisi e le costituzioni di Santa Coletta in Cortina. La Beata, insieme a 12 sorelle, emise i voti religiosi. L'anno successivo il numero fu fissato a 33, numero con le quali il proto monastero delle Cappuccine è conosciuto fino ad oggi. Maria Lorenza morì nell'ottobre del 1539. Nella sua lunga esistenza attraversò tutti gli stati di vita. Fu sposa, madre, laica consacrata e monaca di vita contemplativa. Nella Napoli del Cinquecento, la Beata seppe dispiegare le sue capacità, sorrette da una grande carità, da una forte fede, da una speranza incrollabile. Si occupò degli ultimi, sifilitici, prostituti, ragazzi poveri. Inserite nei grandi eventi storici della sua epoca, riuscì a interpretare i segni dei tempi e con spirito profetico lesse ogni evento, anche doloroso, alla luce del grande compito che man mano lo Spirito del Signore le poneva innanzi. Nonostante le malattie, le prove e le avversità, apprezzata da
ha ragione.